fatto che non vengono aumentate le tariffe per i rifiuti ai cittadini. Però se devo dire la verità, insomma, quei pochi euro di aumento, insomma, si poteva trovare anche un modo elegante per eliminarli, perché stare più, come dire, avrebbe riscosso maggiore consenso da parte dei mercati. Però immagino che già abbiate dovuto fare, come dire, salti mortali per non aumentare anche la tariffa. Eppure tutto questo non è sufficiente per farvi dare un voto positivo libera. E voglio spiegare perché, anzi, per la verità mi ha rubato la scena il consigliere Pugliese, che adesso non vedo, perché lui ha già anticipato quello che io pensavo, ed è curioso che solo in due abbiamo pensato la stessa cosa, cioè, ma perché dobbiamo fare questi salti mortali? E io penso che la ragione di fondo risiede in un grosso limite, cioè che in questa città queste tariffe di cui noi stiamo discutendo, il canone di cui noi poi stiamo discutendo, viene pagato da meno del 40% dei cittadini casoliani che hanno il dovere di pagare la spazzatura. Mentre invece l'altro 60% dei cittadini non paga. Non si lavora, come si fa a lavorare? Naturalmente io capisco che c'è anche una fascia sociale che non può pagare. E chi non può pagare non paga, cioè è ovvio, chi non può pagare non paga, però va benissimo, però io sono convinto che non è vero che noi viviamo in una città in cui ci sia il 60% dei cittadini che non può pagare. Ma tutto caso piano. Ma quello che è, ma certamente quest'area di evasione è troppo alta. E questo ci mette in difficoltà, perché con quei soldi noi per esempio potremmo anche trovare delle risposte per chi ha problemi sociali forti. Se pagassero tutti quelli che possono pagare, mettiamola così, sono sicuro che con quei soldi potremmo anche avere delle politiche sociali che vanno a, come dire, a ridurre la sofferenza. E qui io faccio un appunto all'amministrazione. Io sono convinto, sindaco, che per quanto riguarda la politica delle entrate, l'accertamento e la riscossione, non ci siamo. Naturalmente non è un problema che è dato da oggi, per cui non possiamo dire che è arrivato il funzionario, non si pagano più le tasse e quindi andiamo in difficoltà. Però devo dire che io in quest'anno mi sarei aspettato di più rispetto alla politica delle entrate. Per cui, come dire, oggi mi faccio interprete di una protesta votando contro questo provvedimento. Perché noi prendiamo le tariffe, chiediamo le tariffe alla città in della misura in cui ne abbiamo poi un bisogno finanziario, e l'area di sofferenza sociale molte volte non è che non vogliamo dare una risposta, ma non possiamo dare una risposta perché non ci sono le entrate necessarie. Mi sono spiegato rispondendo anche alla protesta del cittadino, grazie, quindi non c'è più molto contrario. Grazie, così.